Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 8. Sono 2 mesi che oggi festeggiamo con questo episodio del podcast, quindi io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci. Eccoci qui anche questa settimana, esattamente come avevo detto all'inizio prima dell'intro, sono 2 mesi che oggi festeggiamo del podcast e siamo molto felici di questo, quindi Tiziano, come sempre ormai un marchio di fabbrica, di cosa parliamo oggi? Oggi inizieremo rispondendo ad alcune domande, per la precisione 2 che ci sono state fatte e vi ringraziamo, poi passeremo alle notizie che riguarderanno soprattutto l'Euro 2020 che si terrà appunto quest'estate però. E le notizie relative a Zaniolo e ancora qualcosina di gossip, ecco. Poi passeremo alle partite di Champions e di Europa League che abbiamo visto questa settimana appena passata, daremo i nostri pareri, analizzeremo i protagonisti e infine chiuderemo coi soliti pronostici. Partiamo esattamente come hai detto tu, allora partiamo come ogni settimana con le domande e Sport Magazine, immancabile, questa settimana inizia domandandoci: vorrei sapere cosa ne pensate del classico, del mitico leggendario classico che si è disputato sabato 10 aprile, ieri sera, e, per voi 2 sere fa, ma dettagli, e poi dipende da quando ascoltate questo podcast, quindi Tiziano vuoi rispondere prima tu? Ok Ale, penso che forse sia il migliore dei derby, quello più sentito, quello più anche seguito alla TV, e penso veramente che sia una partita perché c'è davanti 2 squadre che sono state protagoniste veramente del calcio internazionale da sempre, ecco, e soprattutto negli ultimi anni vincendo tanti trofei e soprattutto sono squadre che ogni anno si contendono la Liga. Ultimamente l'unica squadra che è riuscita a vincere la Liga oltre loro due era l'Atletico Madrid, però prima era un dominio, però ogni anno è sempre una scommessa chi vincerà, Real, Barça, e anche quest'anno appunto le squadre sono molto vicine di punti e quindi questo classico anche quest'anno è sempre una partita tirata e infatti l'ha dimostrato e infatti è finita 2-1 col Barça anche un po' sfortunato forse alla fine, e quindi io rispondendoti alla domanda penso che sia un derby fantastico, forse il più bello al mondo. Penso anch'io, Tiziano, proprio come hai detto tu, che siano i derby più belli in assoluto che ci siano. Molti lo paragonano al derby della Madonnina, al derby di Inter Milan che abbiamo qua in Italia, ma penso che forse ci siano un paio di spanne di differenza, perché il classico ha qualcosa di leggendario, qualcosa che lo rende una favola, ogni partita è sempre inaspettata, in attesa, potrebbe andare in qualsiasi modo. Poi credo che negli ultimi anni sia stata come partita alimentata dalla rivalità Messi-Ronaldo, che è stato veramente bello nel periodo in cui Ronaldo era a Real Madrid, e poi abbiamo giocatori fantastici, difensori come Sergio Ramos, attualmente riferendomi al classico attuale, Karim Benzema, Griezmann, eccetera eccetera, e proprio come hai detto tu, 2 squadre leggendarie nel panorama mondiale, nel panorama europeo, e come il Barcellona e Real Madrid 13 Champions League, il Barcellona tante, non altrettante, Champions League e tantissimi titoli in Spagna, nazionali. È veramente incredibile, una partita che è attesa sempre e non stufa mai ogni volta che si ripresenta. Quindi veramente a questa domanda che ci ha fatto Sports Magazine mi sento di dire il più bel derby che attualmente troviamo, in assoluto, veramente. Ale, mi verrebbe da dire che il derby della Madonnina, possiamo dire che divide i tifosi del Milan e dell'Inter. Magari possiamo dire anche che divide l'Italia, perché comunque anche i tifosi del Napoli, della Juve, di tutte quelle altre squadre magari dicono: io oggi nel derby della Madonnina tengo per il Milan, per l'Inter, per vari motivi. Però il Barça-Real Madrid
è un derby che divide praticamente il mondo, perché indifferente che squadra tifi, indifferente di che paese sei, ti schieri quel giorno, dici io oggi spero che vinca indifferente quale delle due squadre, o il Barça o i Blancos, no? E quindi ha un potere veramente incredibile che non ha nessun altro derby, anche il derby di Manchester, no? Manchester City, Manchester United, un bel derby di questi ultimi tempi, però non ha la storia che ha il derby della Madonnina e neanche il classico, insomma, perché il Manchester City non è mai stata, prima della, diciamo, della rifondazione, una grande squadra, era sempre una squadra minore, di bassa classifica, insomma, e quindi è un derby che solo negli ultimi anni è diventato interessante. E invece questi derby sono, come abbiamo detto prima, storici e hanno un potere pazzesco. Esattamente, poi forse anche il derby di Milano, che prima avevamo usato come paragone, negli ultimi anni, vista la crisi del Milan e dell'Inter, aveva perso anche un po' il significato forse. E invece il derby, il classico, è, come dire, e ha sempre la stessa potenza, anche perché sono due squadre che nelle loro difficoltà quella partita la giocano sempre al massimo. Poi il Real Madrid viene dal super periodo, il Barcellona si sta ritirando su e wow, per me sì, non ci sono altri modi per descrivere il classico. Un'altra domanda comunque che ci è stata fatta questa settimana, cambiando argomento, sempre un giocatore spagnolo, calcio puro, anche lui immancabile, ci domanda: De Gea, secondo voi se ne andrà? Se sì, dove? Questa è una gran bella domanda, e visto che vedo Tiziano pronto a rispondere, gli lascio un attimo la patata bollente, quindi a te Tiziano, anche questa volta, l'inizio. Ale, mi lasci sì la patata bollente, perché questa domanda è difficilissima. Come sempre, no? Ci si trova in difficoltà quando si dice dove andrà un giocatore, però proviamo a fare una supposizione così e abbiamo piacere di risponderti, insomma. De Gea sicuramente, vedendo il giocatore, è un gran portiere. Anche se l'altro anno, diciamo, era stato caratterizzata la sua stagione da qualche errore di troppo, che lo ha messo per quel periodo in cattiva luce, ecco. E tanti l'hanno chiamato sopravvalutato. Secondo me non è così, è un gran portiere, se no non sarebbe il portiere del Manchester United. È un portiere veramente formidabile. Qualcuno diceva, no, alle MLS oppure in altri campionati minori, io non ce lo vedo, perché comunque 30 anni, a 30 anni non puoi andare in MLS, già ritirarsi così sarebbe praticamente un po' come ha fatto il Papu Gomez, che appunto ha deciso di andare al Siviglia e non in MLS oppure in Cina, in Arabia, appunto per rimanere sul, insomma, sui giornali, ecco, insomma, rimanere al vertice del panorama mondiale, essere visto, no? Sentir parlare ancora di sé. E appunto per questo De Gea per me non andrà in questi campionati qua, ma se proprio dovesse andarsene, secondo me, o in un'altra inglese. Non credo il Chelsea, perché il Chelsea abbiamo visto che ha Mendy, il portiere che è andato a sostituire Kepa, che si è rivelato un acquisto inutile, costoso e non valeva quei soldi, insomma. Ma non credo che andranno a cercare un altro portiere, oppure potremmo andare in altre squadre inglesi, oppure cambiare, o magari tornare in Spagna. Andare in Spagna, per esempio, non so, mi viene in mente, potrebbe andare all'Atletico, non credo, perché c'è Oblak, non credo neanche Real, Barça, potrebbe andare lì, non so, per esempio nel Siviglia, cose del genere, non so se vuole scendere un attimo di, diciamo, perché Siviglia è comunque una squadra inferiore, no, rispetto a quelle altre, non tanto, però è veramente una domanda difficile, ecco, non so, ci sono tante opzioni, ma però per me potrebbe rimanere anche a Manchester, perché solitamente i giornali tendono un po' ai giornalisti, anche i giornali tendono un attimo a ingigantire queste faccende, a dire che è tutto finito fra il giocatore e la squadra, non c'è l'intesa, e magari questa cosa non è vera e magari firmerà di nuovo, non lo so.
per me, secondo me, non verrà in Italia, in una squadra italiana, anche perché le squadre italiane adesso non hanno bisogno di portieri. Proprio come hai detto tu, è una bella domanda, non è facile, e mi sono fatto un attimo un'idea mentre appunto tu esponevi la tua, e per me sarebbe bello se rimane a Manchester, perché tra l'altro a me piace molto come squadra lo United, tra le inglesi è una delle mie preferite, sinceramente, e penso che lo United abbia bisogno di lui. Certo, in questo periodo di mancanza di De Gea, Henderson comunque ha dimostrato il suo talento e che quel posto lo riesce a mantenere più che bene, visto tra l'altro la super stagione che sta facendo lo United. Ho letto qualche giornale che vede De Gea vicino alla Juventus nel caso in cui quest'ultima faccia andare via Szczęsny. È una variabile non da sottovalutare, ma non penso sinceramente. Prima hai nominato il Chelsea, ma non penso che il Chelsea proverà per De Gea, bensì, e ho il pensiero che probabilmente il Chelsea andrà a prendere Gianluigi Donnarumma se va a prendere un portiere. Quindi, che cosa significa questo? Che David De Gea potrebbe andare al Milan, altro che, perché il Milan, nel caso in cui Donnarumma va via, e ogni settimana che passa la situazione sembra molto più difficile, sempre più difficile per il rinnovo tra le due parti, quindi tra Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola e il Milan, potrebbe essere che nel caso in cui il Milan non trova il rinnovo per Donnarumma si trova senza portiere, perché non puoi far giocare titolare Tatarusanu. E quindi sì, De Gea io ce lo vedo al Milan in quel caso, perché può rimanere ancora ad alti livelli. De Gea comunque è un gran portiere e questo bisogna tenerlo in conto. E per me è un portiere giusto per il Milan e potrebbe anche piacere l'idea a David di giocare in un campionato che non ha mai affrontato. Sì, è vero questo, Ale, anche perché, allora, io non ho citato il Milan, l'ho pensato ma non l'ho citato perché Donnarumma, io siamo d'accordo, penso siano un po' d'accordo tutti, che sta chiedendo veramente troppi soldi. E è vero che li sta chiedendo Raiola perché lui è il procuratore, però diciamo che il soprannome Donnarumma non gliel'hanno assegnato per niente, perché comunque non è che Raiola fa quello che vuole, insomma, comunque ci deve essere Donnarumma che gli ha detto tieni un'offerta alta. Dopo ovviamente è lui che va lì a trattare Raiola, appunto, ma comunque dietro anche Donnarumma si confronta, no, col suo procuratore. Quindi questo atteggiamento non mi è piaciuto, anche perché il Milan non gli dà 2 milioni di euro, che sarebbero comunque tanti, però gliene dà appunto anche 8, avevo offerto l'ultima volta, e lui ha rifiutato chiedendone 12, appunto. Sì, ne avevamo parlato settimana scorsa e tanto, in caso volete... Vogliate approfondire la situazione? Abbiamo parlato appunto nello scorso episodio. Quindi sì, Tiziano, secondo te, secondo me, De Gea potrebbe andare al Milan nel caso in cui se ne vada Gianluigi Donnarumma. Però Ale, io appunto dicevo, non l'ho detto il Milan, non l'ho citato, perché? Perché penso che si arriverà a un accordo sui 10 milioni, 10 milioni, 10 milioni e mezzo, perché Donnarumma... E cioè il Milan ha creduto in Donnarumma quando era ragazzo, lo hanno preso e lui è sempre stato un tifoso del Milan. Io spero che questo possa essere un fattore per farlo rimanere, per far rimanere un talento italiano in Serie A. E se non dovesse essere questo, si può tenere conto dell'opzione De Gea, ovviamente, no? Esatto, e quindi direi di passare, dopo aver risposto alle domande, speriamo in modo esaustivo, in caso vogliate farcene altre, noi come avete visto rispondiamo sempre, e passiamo un attimo alle notizie della settimana. Una delle principali è che Zaniolo, probabilmente l'ha annunciato lui stesso, dovrà rinunciare ad Euro 2021 perché la rottura del crociato... Lo mette in grossa difficoltà. Lui ha detto che sta già pensando e lavorando per essere presente al mondiale, perché secondo lui, secondo i medici, la situazione per arrivare con la forma giusta all'europeo non è buona, la strada non è buona, la vedo veramente dura purtroppo per Nicolo Zaniolo, che vede un'altra situazione difficile per la sua carriera, perché veramente gli stanno andando un po' tutte male. Ale, anch'io penso che mandare in campo un giocatore che si è appena rotto non una, bensì due volte il crociato
di fila, appena tornato si era già rotto, cos'era? Mi sembra attorno a settembre, no? Con l'Olanda, proprio alla Cruyff Arena, dove ha giocato la Roma l'altra settimana, e diciamo che non, questo giocatore non ha pace, però non può permettersi di tornare. So che la foga lo vuole, cioè la foga, no, di tornare in campo, gli dice un po' di entrare, di spaccare tutto l'europeo, però se non hai la condizione fisica non si può, anche volendo rischi solo di peggiorare la situazione. Esatto, è solo un rischio, sinceramente adesso di prendersi questo rischio, no, di chiudere la carriera così, no. Anche perché secondo me, perché adesso questa notizia ha fatto un po' scalpore, perché i giornali hanno un po' forzato, hanno iniziato a dire che già c'era il ritorno con l'Ajax, Roma-Ajax, che si giocherà appunto questa settimana qui, fra qualche giorno già ci sarà lui per entrare magari titolare. Ho sentito questa cosa qua e già mi aveva creato un po' di dubbi, ecco. Ma quando dici una roba del genere è ovvio che dopo la gente si aspetta che lui arrivi, no, all'europeo, ma così non è. Può giocare, magari può continuare a allenarsi, si allena con i compagni, ma fare una partita a quei ritmi, perché all'europeo devi dar tutto. L'europeo non è un'amichevole, no, estiva, non è un'amichevole fatta con le porticine in allenamento, ovviamente. E il mister deve sapere che può contare su di te, ma totalmente. Sì, sono d'accordo con te, Tiziano. Forse ha gonfiato un po' troppo la situazione, tanta pressione anche per Nicolò Zaniolo, che appunto, a mio parere, la sua carriera in questo momento è in difficoltà. Sta andando di male, male in peggio. Poi anche le voci, che penso gli abbiano messo pressione, delle proposte, ne abbiamo parlato settimana scorsa, di Chelsea United, male, male, brutta brutta situazione. Sembrava sul tetto d'Italia il nuovo Totti, e in poco tempo, con due infortuni, è andato tutto veramente di male in peggio. Sempre rimanendo sul argomento euro, e per euro intendo gli europei, sono state ufficializzate le sedi. Tiziano, a te la parola, che so che puoi esporre bene questo argomento, quindi a te. Sì, appunto, questo europeo, no, di cui si è parlato tutto questo periodo, ci sarà il pubblico, non ci sarà il pubblico, quanto sarà la capienza, quali saranno gli stadi che ospiteranno, no? In questo periodo, appunto, è il periodo decisivo, ovvero già alcuni stadi, come quello di Budapest, quello di Baku, San Pietroburgo, Amsterdam, Bucarest, Copenaghen, Glasgow e Wembley, hanno appunto già confermato che danno la disponibilità per l'europeo, e hanno dato anche le loro percentuali di capienza. Budapest, che appunto si trova in Ungheria, l'Ungheria non ha problemi di Covid in questo momento, e dice che appunto promette il tutto esaurito, ecco. Baku e San Pietroburgo forniscono una capienza di 50%, Amsterdam, Bucarest e Copenaghen dal 25 al 33%, e lo stadio di Glasgow in Scozia 25%, e appunto Wembley, lo stadio più importante di questi, in Inghilterra, promette il 25%. Però questo stadio, appunto Wembley, a Manchester, ospiterà anche le semifinali, forse le finali, le fasi finali, insomma, del torneo, e quindi promettono che, a meno che non ci sia una ricaduta dei contagi, la percentuale salirà, ovviamente, perché per una finale si spera che ci sia lo stadio pieno e non vuoto, ecco. E invece mancano alcuni stadi, fra i più importanti, quello di Roma, quello di Monaco, di Bilbao e Dublino, che appunto devono dare ancora l'ufficialità entro il 19, e dovranno praticamente dire alla UEFA se appunto sono idonei per ospitare l'europeo, no? E se ce la fanno anche la capienza, no, che possono portare. Per esempio l'Italia, che è un paese che comunque adesso ha problemi, come ben sappiamo, con il Covid, sicuramente non potrà ospitare al 100%, no? Non potrà fare un tutto esaurito,
Ma dovrà un po' vedere. Forse faranno entrare, ho visto, ma questo se ne parla ancora, non è una notizia certa. Faranno entrare solo persone che, per esempio, lo hanno già avuto oppure che hanno appunto già fatto il vaccino. Sì, speriamo che Covid permettendo all'europeo un attimo si riesca a far venire gli spettatori allo stadio. Si spera che soprattutto al di fuori dell'argomento calcistico che la situazione migliori perché penso non ce la faccia più nessuno. E, come hai detto tu, sarebbe bello vedere una finale con lo stadio pieno perché non me la voglio immaginare la finale di un europeo con lo stadio mezzo vuoto, se non vuoto, perché veramente penso che sia un po' deprimente, anche perché sarebbe bello che finisca un po' tutto per poterle vedere anche con la mascherina, con gli amici, le partite degli europei. E tralasciando le varie notizie, arriviamo al clou di questa settimana. Come avevamo detto negli scorsi episodi, torna finalmente dopo le varie pause nazionali le competizioni europee, torna la Champions League, torna l'Europa League. E allora iniziamo un attimo a vedere le partite di questa settimana che sono state super emozionanti. Quindi, con i quarti di finale, l'andata, troviamo Real Madrid-Liverpool. Partiamo con un 3-1 del Real Madrid. Mamma mia, che Real! È veramente in forma. Il Liverpool, un attimo, sembrava incasinato in campo. Ho visto un pezzo della partita, non li vedevo molto con il controllo della partita. Invece, il Real sì. E abbiamo visto un super Vinicius. Un super Vinicius, mamma mia, alla grande. Giovani questa settimana, pazzeschi, anche Mbappé, dopo andremo a vederlo, ha fatto una partita di altissimo livello e penso che pian pianino poi deve lavorare sulla costanza. Vinicius si sta dimostrando una chiave per il futuro del Real. Sì, Ale, quindi commentiamo questa partita, facciamo vedere allora quello che. Allora, intanto dico quello che più mi ha colpito. Allora, mi aspettavo una vittoria del Real perché il Liverpool non è in crisi, mettiamola così. È in crisi anche se un po' forse si è ripreso. Si è ripreso perché comunque qualche vittoria in Premier League sta arrivando. Però il Real, come diceva appunto Lele Adani tempo fa, appunto dopo la partita, a me piace citare Lele Adani perché è il filosofo del calcio, ha detto: "Ma questo non lo chiamavate il Real peggiore degli ultimi 20 anni?" Allora io forse mi viene da dire che mi sono sbagliato, perché anch'io ho detto che forse questo è il Real peggiore. Però ho visto dei giocatori. Ho visto dei giocatori che erano in forma, tutti in forma. E mancava Sergio Ramos, che appunto era in panchina, in tribuna. E centrali c'erano Eder Militao e Nacho Fernandes. Nacho Fernandes, a me è sempre piaciuto come giocatore. Ovviamente è bravo, però quando hai difensori come Varane e Ramos, titolari, è ovvio che lo spazio sarà poco. Quindi sì, Real Madrid ottimo, perché veramente anche giocatori come Lucas Vázquez che gli altri anni non si vedevano perché Lucas Vázquez giocava ala praticamente quando c'era Ronaldo e quindi non entrava mai Lucas Vázquez oppure quando c'era Bale e quindi non poteva mai entrare anche perché non li sostituivano e praticamente adesso lo hanno adattato come terzino e che sta facendo un lavoro incredibile Lucas Vázquez come terzino. E poi hanno Mendy che comunque è un gran giocatore. Il centrocampo Ale serve che dico qualcosa. Modric molto bene. Ma Toni Kroos, esatto. Toni Kroos ha fatto quell'assist sul primo gol di Vinicius che era da fare una foto e incorniciare e metterla in salotto. Cioè, ha fatto un assist pazzesco. Ha fatto vedere il suo talento. E anche Asensio ha fatto una buona partita. E Benzema è un giocatore che mi piace troppo. L'ho sempre detto che è un po' sottovalutato, un po' tanto. Infatti, lui è lì al Real ed è decisivo da quanti anni? Da 8 anni che sarà là, 9, è sempre decisivo. Sempre decisivo.
Sì, forse un po' oscurato da Ronaldo quando era al Real, perché Karim Benzema è sempre lì, come hai detto tu, è decisivo, ma di una costanza impressionante, da anni ormai che è così. Abbiamo visto anche nel classico, Ale, hai visto quel gol di tacco che ha fatto? È incredibile. Ma Eccezionale, veramente. poi quella cosa che mi ha di più colpito in Real Madrid e Liverpool, appunto dove non abbiamo visto un gol di Benzema, ma il secondo gol, appunto, è venuto da quell'assist di Benzema, diciamo non assist di Benzema, il passaggio di Benzema che praticamente è andato sulla bandierina. E praticamente anzi, il terzo gol è andato là vicino alla bandierina, ha protetto il pallone e praticamente stava guardando davanti e con la coda dell'occhio ha visto Modric al limite dell'area e l'ha servito. E Modric ha messo in mezzo un bel pallone e appunto è arrivato Vinicius per chiudere la partita. Però lì Benzema ha fatto un passaggio praticamente senza guardare, ma senza neanche vedere Modric. Veramente vuol dire che lavorano benissimo, è una squadra che lavora molto bene. E Ale, adesso velocemente dopo ti chiedo la tua opinione e chiudo parlando del Liverpool, una squadra che insomma è caduta, però i giocatori ce li ha, questo è il punto, non può, deve essere una crisi momentanea perché non possono andare avanti così, perché hanno i giocatori come Salah, Mané, poi c'è Van Dijk quando tornerà, hanno un signor centrocampo e quindi è un Liverpool sicuramente adesso inferiore, ma spero che si riprendano insomma da questa crisi. E voglio spendere solo una critica per un giocatore, ovvero Alexander Arnold. Un gol è colpa sua, quello di Asensio, e diciamo che ha fatto quel passaggio di testa che era, cioè quell'assist praticamente, non puoi passare così un pallone indietro al portiere di testa con quella precisione lì. Quello è un errore, ma poi ha fatto una partita abbastanza brutta. Io non dico che sia un giocatore scarso, anzi, guarda, veramente no, perché non sono veramente nessuno per dirlo. Però a dire che è il miglior terzino destro al mondo, io veramente non riesco ad accettarlo. Perché io guardo Cuadrado, è vero che Cuadrado certe volte fa delle cose che non. Partite che non sono buonissime, però quando Cuadrado gioca bene e segna e fa assist, Cuadrado secondo me è superiore. Dopo, sotto i commenti, so già che mi arriveranno gli insulti, però questo è un mio parere. E invece ti vengo ad aiutare anch'io per prendere gli insulti, perché a me non è mai piaciuto Trent Alexander-Arnold, ma come giocatore è proprio zero, secondo me sopravvalutato, ma per la storia magari, ragazzo di Liverpool, sempre tifato Liverpool, che va a giocare al Liverpool, vince la Champions, vince la Premier League, per me è sopravvalutato. Adesso mi beccherò i super insulti, ma... Non è quanto vogliono far credere come giocatore, non è decisivo come tanti altri terzini, non è tra i migliori, cioè è tra i migliori ma non è il migliore, ecco, per me sì, è troppo sopravvalutato Trent, sono un po' cattivo forse, però la vedo così, che possa andarvi bene o meno. E invece del Liverpool, Tiziano, giustamente hai fatto notare la crisi, ma ormai finiamo sempre a parlare di questo perché purtroppo è evidente, tralasciando che comunque sono uscite ad arrivare ai quarti di Champions League e visto l'annata non è neanche troppo male. Certo, è la loro ultima Champions League questa, perché il prossimo anno non la giocheranno. Gli auguriamo di tornare l'anno successivo a giocare la Champions League, visto che adesso la vedo un po' dura per loro raggiungere la zona Champions in Premier League. Poi mai dire mai, mai dire mai, esatto, come giustamente fai notare tu. Però sì, era un po' ovvio quasi che il Real avrebbe vinto l'andata e penso anche il ritorno. Però non mi aspettavo, più gol di Benzema, bensì Vinicius. Tiziano, che ne pensi di Vinicius? Vinicius cioè, non si può dire niente, no? Come talento, con quei piedi fa quel che vuole, danza sul pallone, no? Ovviamente. Ovviamente una critica che gli fanno in tanti, è una pecca che insomma per un attaccante non è poco,
era, ovvero lui arrivava sempre davanti alla porta, scartava tutti e poi al momento di tirare, come abbiamo visto anche con l'Atalanta in un'azione, si perdeva, ovvero sbagliava, o tirava male, o la colpiva male, se la faceva parare, la tirava addosso al portiere. E lui invece in questa partita ha fatto vedere che è un gran giocatore. Non può essere. Allora, diciamo che il Real Madrid ha voluto comprare Rodrigo e Vinicius per sostituire appunto Ronaldo e Bale praticamente. E soprattutto Ronaldo, perché Bale è rimasto anche l'anno dopo, però comunque non ha giocato. Diciamo che fino ad ora Rodrigo ha fallito abbastanza, anche se anche lui è forte. Però Vinicius si è preso un ruolo da titolare che invece Rodrigo, per esempio, non ha. Vinicius è un gran giocatore, non si può dire niente. Forse gli manca quella. Sì, gli manca questa freddezza sotto porta, ecco. Però c'ha tutto il tempo, comunque giovane, c'ha tutto il tempo di imparare. C'era qualcuno che ovviamente diceva che in 2 anni sarebbe diventato il giocatore più forte del mondo. Cioè, pensavano così, prendendoli così giovani. Per me no, non è a livello di sicuramente di Messi, Ronaldo. Ma anche forse non è a livello di Neymar, questo non lo so. Però comunque è un gran giocatore. Non il migliore al mondo sicuro per ora, però è un gran giocatore. Ci siamo soffermati sulla prima Real Madrid-Liverpool, adesso ci spostiamo un attimo sulle altre partite. Manchester City, che comunque sono tutte e quattro, anzi principalmente tre gran partite, sono state veramente interessanti. La seconda è Manchester City-Borussia Dortmund. Criticatissimo l'arbitro di questa partita, tra l'altro anche il guardalinee che a fine partita è andato a chiedere un autografo da parte di Erling Braut Haaland. Sì, partita criticatissima che viene sbloccata dal pareggio da Phil Foden, un altro forse futuro Golden Boy, che sta giocando veramente divinamente. E poi gol di Kevin De Bruyne al 19° minuto e all'84° Marcolino Mathieu Reuss su assist di, penso ovviamente, Haaland. Partita tutto sommato quasi equilibrata all'Etihad Stadium, e comunque Borussia Dortmund si porta a casa un gol fuori casa che non fa mai male, però appunto criticata per un gol annullato a Haaland. Tiziano, che ne pensi di questa partita? Che ne pensi di questa situazione arbitro? E che ne pensi dell'autografo successivo? Giustamente Pepe Guardiola ha detto: sì, ma vabbè, sei un fan, non c'è niente di male. E penso anch'io, cioè, se sei un fan, basta che non vai ad alterare successivamente la partita. No, Ale, io invece ti dico di più, questa forse non la sai, ti racconto il retroscena di questo. È venuto fuori appunto ieri sera, una roba del genere. Cosa è successo? Quell'arbitro, che appunto mi sembra fosse di nazionalità rumena, quindi non era un inglese o tedesco che poteva favorire le squadre, ovviamente, per questo è stato scelto di un'altra nazionalità, ovviamente, come tutti gli arbitri. Quindi di norma non dovrebbe tifare quelle 2 squadre. Questo arbitro, che insomma era il guardalinee, no? Alla fine, non era l'arbitro quello principale, però comunque diciamo che un tifoso che vede questa scena qua può dire, sì, lo capisco, e dire, ma scusa, se ha come idolo Haaland, no, mica lo favorirà. E invece non era questo il retroscena, Ale. Ti dirò di più, cosa è successo? Questo arbitro era una bravissima persona che cosa fa? Oltre ad arbitrare, lui raccoglie autografi dai giocatori per poi rivenderli e praticamente dare il guadagno di quello che ha venduto, no? In questo caso il cartellino firmato, a darlo a un'associazione, appunto dare il ricavato a un'associazione che aiuta, mi sembra, a una ricerca contro l'autismo. Questo era il retroscena che appunto si è Ah, sentito. cavoli, questa non la sapevo. Chiedo scusa, non ero informato su questa retroscena. Allora è un bellissimo È una gesto. cosa che l'arbitro faceva, ma si vede che nessuno mai si vede che non aveva mai arbitrato una partita così importante, no? E quindi, secondo me, se questo è effettivamente il retroscena, come appunto sembrerebbe, anzi è sicuro, non credo di aver letto una balla, ecco.
Penso che sia una cosa molto nobile, no? Non è sicuramente una cosa per favorire Haaland o Borussia Dortmund, ecco. Allora non ci vedo niente di male. Se invece era una cosa senza senso, ecco, potevo capire che tu dici, scusa, come idolo Haaland, però non si è fatto fare l'autografo, non so, da Kevin De Bruyne, no? Però se in questo caso è così, per me è una cosa molto bella. Sì, esattamente come ho detto prima, non sapevo di questa retroscena. Sì, nobile, veramente nobile. Grazie per l'informazione, Tiziano. Abbiamo fatto sapere qualcosa anche ai nostri iscritti che magari neanche loro sapevano. Comunque, invece, tornando a parlare della partita, vince il City. Per me la partita è ancora totalmente aperta. Vedremo a Dortmund. Può tornare un bel ritorno. Secondo me il City aveva forse sottovalutato il Dortmund pensando, dai, tutto sommato ci è andata bene, abbiamo avuto fortuna, ma no, invece, perché in un'ottima condizione, in un'ottima forma, il Dortmund che tra l'altro in campionato non lo sta dimostrando, per esempio, per niente sta andando malissimo in Bundesliga il Dortmund quest'anno, nonostante Haaland sta segnando gol su gol, probabilmente andrà via a fine stagione, però in Champions sta andando bene perché con un gol in trasferta basta un gol in casa per riaprirla, cioè anzi per vincerla. Quindi bene, bene il Dortmund. Passando alla partita successiva, chiacchieratissima, molti dicono che è la partita più bella degli ultimi anni, Bayern Monaco PSG. Ovviamente super attesa da tutte le tifoserie perché era il ritorno dopo la finale Champions dell'anno scorso. E vediamo due gol da parte del Bayern Monaco con l'ex Erik-Maxim Choupo-Moting e Thomas Müller. E invece tre gol da parte del Paris Saint-Germain con doppietta ancora decisivo, super momento di forma per Kylian Mbappé. E anche gol di Marquinhos. Se andiamo a vedere le statistiche, sembra una partita di FIFA. Mi permetto di dire 31 tiri totali da parte del Bayern Monaco, 12 in porta e gli sono entrati solo 2 in rete. Invece il PSG, 6 tiri, 3 gol. Però qui, secondo me, forse non è stato fatto notare troppo. E quei 31 gol, scusatemi, quei 31 tiri. Non sono entrati per una prestazione superba di Keylor Navas. Oltre alla prestazione pazzesca di Navas, Ali c'è da sottolineare anche, secondo me, che il Bayern era senza l'uomo chiave di questa squadra, ovvero Robert Lewandowski, come lo chiama Müller, appunto, Lewangolski, no? 35 gol in Bundesliga, veramente una cifra incredibile, più gol che partite giocate, praticamente, anzi, non praticamente. È così, e praticamente secondo me questo. Ah, un altro uomo che mancava era anche Gnabry. Gnabry è un giocatore di cui si parla poco, cioè no, si parla, ma non per esempio come tanti altri attaccanti, come può essere anche Sancho, no? Però Gnabry per me, io lo preferisco a Sancho, per me è più forte, però è un giocatore che in questa squadra veramente fa la differenza. Non che ovviamente il Bayern, che è una grande squadra, ovviamente c'ha dei sostituti che sono Coman e Sané, no? Quindi non è proprio una scusante, però comunque perdere due attaccanti titolari su, diciamo, tre, non è mai facile, no? Tanti ho visto che si sono gettati contro Müller, appunto, perché ha detto tipo tempo fa che aveva fatto un video ironico dopo il sorteggio, no? Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Era quasi sicuro di vincere. Secondo me, appunto, con Lewandowski e Gnabry sarebbe stata magari anche una partita diversa. E con magari un Navas meno in forma, no? Però ovviamente bisogna fare i complimenti alla grandissima prestazione del Paris Saint-Germain, con il solito Mbappé, no? Che ha segnato anche qui una doppietta, appunto, a Monaco. Mai cosa facile dopo la tripletta anche al Camp Nou, e anche un gol di Marquinhos, che è stato visto
con un passaggio incredibile di Dagba, un assist bellissimo di Dagba, e quindi anche quello un bel gol, non si può dire niente, però secondo me è una partita ancora aperta, Ale. Sì, sì, è assolutamente ancora aperta. Certo, quei tre gol in trasferta pesano, pesano tanto, questo penso che non ci sia dubbio, però è ancora aperta, poi bisogna vedere se riesce a tornare in forma Lewandowski al ritorno. Molti dicono che se torna fa il comeback. vedremo, vedremo, però è ancora aperta, è veramente belli questi quarti di finale perché sono ancora aperti. L'unica che per me è proprio chiusa è la prossima, che è Chelsea-Porto, 2-0 per il Chelsea. Che lavoro sta facendo Tuchel, mi piace tantissimo il Chelsea di Tuchel, mi piace come allenatore, mi piace la squadra, tutto sommato, con i giocatori che ci sono, Timo Werner che un attimo sta prendendo meno rischi, ho visto che non tira troppo adesso, però preferisce passarla. Ale ha paura, cavolo, mi ha fatto impressione, ha quasi paura di calciare perché non vuole sentirsi più così attaccato. Questa è colpa dei mass media, è colpa dei mass media che lo attaccano tantissimo. Perché è vero, la sua stagione non è la più brillante, però lo stanno anche un po' esagerando. Qualche gol, qualche assist lo ha fatto. Non è vero che non ha fatto niente, non è un flop totale. Secondo me è giusto criticare, perché è un giocatore che hanno pagato, e hanno pagato molto, però non in questo modo, non sicuro in questo modo. Quando un giocatore è davanti alla porta, solo davanti al portiere, a un metro dalla linea, un giocatore come lui, l'altro anno, due anni fa, li faceva ma con una facilità disarmante questi gol, quando un giocatore è davanti alla porta si ferma per passarla a un compagno, che ha un tiro molto più difficile perché dai la possibilità ai difensori di rientrare, no? E coprire, veramente vuol dire che hai proprio paura di tirare. E questa cosa, come dicevi tu, è veramente colpa degli haters, di tutta questa gente che si scaglia sempre contro di lui per ogni cosa che fa. Sì, sì, appunto per colpa loro sta cercando di prendersi meno rischi forse, però mi dispiace Timo Werner. Poi a me piace come giocatore, sinceramente, mi dispiace un po' vederlo in questa situazione, ma sono fiducioso che si riprenderà, anche perché Tuchel è un grandissimo allenatore. Ogni giorno mi piace di più. Per esempio, non so se hai visto Tiziano, se avete visto voi che ci ascoltate da casa, l'intervista che ha rilasciato Thomas Tuchel. Praticamente Timo Werner gli ha chiesto se poteva rimanere a fare 1v1 in allenamento, proprio per allenarsi in questo, e Tuchel invece gli ha detto no, vai a casa. Perché tu non hai bisogno di allenarti su queste cose. Tu sai come si segna un gol. Tu sai come superare un uomo. E lo fai da quando sei piccolo. Ce l'hai nell'istinto. Tu non hai bisogno di questo. E secondo me è veramente tanto. Questa frase in realtà significa tantissimo. Perché gli fa capire a Werner che non è colpa sua e lui è completamente in grado, e che non deve pensare a quello che dice la gente di lui perché è in grado di zittirla. Quindi veramente bravo Tuchel, e ha risollevato questo Chelsea, questo Chelsea che può arrivare in semifinale di Champions. Certo, anche con un po' di fortuna, no? Perché trovando il Porto è un Atletico che non era proprio in forma in quei giorni, però bisogna comunque riconoscere che Tuchel ha fatto un lavoro pazzesco, pazzesco. Però questa cosa di Timo Werner che dicevi, penso che l'abbia detta appunto per dargli fiducia. Tante volte si pensa, no? E dici, ma come? Scusa, tanto meglio, no? Se si allena su una cosa del genere, anzi, migliora. Ma quando un allenatore pronuncia quella frase lì, queste cose qua, è un discorso praticamente motivazionale, no? Perché adesso il problema di Werner non sta più nei piedi, no? È una cosa mentale, è un blocco mentale che ha lui, è causato appunto dalla pressione mediatica che c'è, diciamo, sopra la sua testa, ecco, in questi mesi. Esattamente.
E successivamente, finendo con la Champions League, che tra l'altro vedremo le partite del ritorno, passiamo all'altra competizione europea, che è l'Europa League, e vediamo Arsenal Slavia Praga, e l'Arsenal questa volta delude un po', che appunto pareggia con lo Slavia Praga con un 1-1. Male è l'Arsenal, cioè è una stagione fallimentare. Settimana scorsa forse mi sono un po' sbilanciato dicendo che sta andando bene, però sì, 1-1 con lo Slavia Praga, sei stato fortunato con l'estrazione, poi fai così, boh. Vabbè, tra l'altro in casa, giustamente, non so Tiziano se vuoi dire molto, non c'è molto da dire su questa partita. Cosa voglio dire? Voglio dire che sì, avevano segnato all'86esimo, no? Una partita che era chiusa, era praticamente chiusa sul risultato di 0-0, parità, fino all'86esimo, fino a quando Nicolas Pepe, uno dei peggiori acquisti che potessero fare, perché sembrava un fenomeno, invece si è rivelato, diciamo, sotto le aspettative, ecco. E sembrava una partita chiusa, diciamo, all'86esimo, ti metti in difesa e invece sono andati a prendere gol al 93esimo e così chiudendo con un 1-1 appunto a Londra, no? Non è mai un buon risultato. E Ale, chiudendo questa parentesi su questa partita qua, voglio dire, ho visto una pessima, ma veramente pessima prestazione di Lacazette, ho visto delle azioni, veramente degli errori, ma veramente brutti, veramente dei tiri orrendi, troppi errori. Vero, vero. E passando a un'altra squadra inglese, abbiamo il Granada, il Manchester United. Tra l'altro, a proposito di Manchester United, vorrei aprire una piccola parentesi. Lo United, come sapete, ha lasciato in prestito Jesse Lingard al West Ham. Ragazzi, ma che cosa sta facendo Jesse Lingard? Lingardinho soprannominato. Ha giocato, se non sbaglio, 8 partite in Premier League con l'West Ham, 6 gol e 3 assist, se non sbaglio. Tiziano, correggimi. Sì, Ale, 6 gol e 3 assist in 8 partite. E adesso ti aggiorno perché è arrivato pochi minuti fa. Stanno giocando contro il Leicester in casa. Il West Ham sta appunto vincendo 1-0 e con gol di chi? Di Jesse Lingard. È incredibile, ha ripreso vita al West Ham. Si starà mangiando le mani lo United, starà già pensando di portarlo a Manchester. Mamma mia, Jesse Lingard, quanto sta giocando bene, ma veramente incredibile. Ma non solo, io penso a Lingard che sia rinato, perché ha trovato fiducia in una squadra nuova che gli ha dato fiducia, insomma, e quindi anche lui insomma, anche lui ha ricavato fiducia da questa nuova esperienza. E sicuramente Ale è diventato, cioè, ha fatto vedere che il talento ce l'ha, ma era una cosa che già sapevamo. Però sembrava un giocatore che non poteva mai concludere, cioè, non, magari faceva la finta, sì, però non andava mai in porta. E sembrava un giocatore, diciamo, finito, anche perché da giovane ormai ha 27 anni, quindi è passato a essere un giocatore che più tanto giovane non è, ecco, sì, giovane, ma non un talento di 20 anni appena compiuti, ecco. E quando vedo un giocatore che dal niente si risveglia così, non puoi che dirgli bravo, bravissimo. E posso dire, Ale, voglio fare un complimento anche al West Ham, che è la squadra che più mi ha colpito questa Premier League, e tanti, guardando la squadra, a inizio anno li davano per, non per retrocessi, ma quasi. Invece si sono rivelati una squadra pazzesca, fra i migliori da Champions. Sono al quarto posto e io non penso che, ovviamente, forse la Champions magari non arriverà, perché lì sarà veramente un palcoscenico difficile. Non so neanche se sono mai entrati, sarò sincero, in Champions. Però in Europa League sarebbe una squadra che se la merita tutta l'Europa League. In Champions sarebbe veramente il massimo, no, come prestigio. Però quando, anche in Europa, che secondo me è il minimo che possano raggiungere, farebbero sicuramente bene. Anche un altro giocatore da sottolineare è Suček, che sta giocando delle partite veramente assurde, la sua squadra.
Tiziano, ti aggiorno, attenzione, arrivano notizie proprio dalla partita West Ham Leicester City, arriva la doppietta di Jesse Lingard. Incredibile, incredibile, mamma mia, proprio in diretta arriva la doppietta, potrebbe fare tripletta addirittura, ed è un Leicester in un'ottima forma, anche il Leicester da Champions League. Ale, peccato che abbiamo un bel nome per il nostro podcast, molto originale, perché se no dopo questa coincidenza l'avrei chiamato Jesse Lingard Podcast o Lingardinho Podcast, veramente. Sarebbe stato divertente. Comunque questa era una piccola parentesi sulla partita, torniamo un attimo a parlare, nel caso vi aggiorniamo se arrivano altri gol, ormai la partita voi sapete com'è andata perché è finita. E torniamo a Manchester United Granada, lo United ne mette due al Granada in trasferta, quindi ormai anche questa, quasi come il Chelsea in Champions League, è chiusa. Per me lo United è tra le favorite, ma in assoluto, per la vittoria finale, ma penso che non ci siano quasi dubbi. Ok, gol di Rashford, poi Penandes, come lo chiamano, ma secondo me è un giocatore a 360 gradi. Gol di Bruno Fernandes al 90° su rigore, e bene, lo United veramente bene, per me non c'è molto da dire. Ale, bene, però se posso dirti, gli inglesi hanno una fortuna, ma sfacciata, gli italiani sfortuna, perché gli italiani hanno avuto una sfortuna quest'anno, ma gli inglesi si sono presi le squadre più scarse, Slavia Praga e Granada, e così anche in Champions, che per esempio il Chelsea si è beccato il Porto, però gran gol di Rashford e anche ovviamente Bruno Fernandes che l'ha chiusa a freddo sul rigore, anche se lo stava per sbagliare. Vabbè, io penso che sia abbastanza ipotecata, no, la vittoria. Sì, direi che non ci sono dubbi, è praticamente portata a casa la vittoria per lo United e il passaggio alle semifinali di Europa League. Anche l'anno scorso c'erano arrivati, sì. Lo United ormai sta diventando la squadra Europa League? No, non penso, il prossimo anno Champions, però credo che quest'anno arriverà la vittoria per loro di questa competizione. E passando all'unica italiana rimasta nelle competizioni europee, una Super Roma che paga il suo errore in un retropassaggio, adesso non ricordo bene chi, e arriva il gol dell'Ajax, mentre la Roma ne mette due con Lorenzo Pellegrini e poi un grandissimo gol all'80° minuto di Bagnez, e due gol, ormai l'abbiamo detto mille volte in questo episodio, i gol in trasferta contano tanto, e la Roma per ora ha mezza fetta di qualificazione in tasca, per me, perché comunque è stata superiore con l'Ajax. L'Ajax ha avuto un po' di fortuna per segnare quel gol. Bene, bene la Roma, bravi, veramente fa piacere vedere un'italiana così, e con lo United per me sono tra le favorite per la vittoria finale, e penso che la finale sarà United-Roma. Io Ale la partita l'ho vista, questa è una delle partite proprio che ho visto, e posso dire che è una partita che per certi versi mi fa dire brava la Roma, 2-1 ad Amsterdam, veramente bravi. E da un'altra mi fa dire potrebbero essere molto meglio e non sfruttano la loro bravura, ecco. E praticamente, spiego perché. Allora, la Roma, secondo me, ha una squadra ma veramente forte come singoli. Cioè hanno Mancini... Anzi, partiamo da Paolo Lopez. Paolo Lopez è un gran portiere, perché ha parato quel rigore, appunto, per chi se la fosse persa. Ha parato un rigore a Tadic, rimanendo centrale, Ale. Io penso che un portiere su... Una volta su 99 un portiere rimane... Una volta su 100 un portiere rimane centrale, no? E vuol dire che si sarà studiato i rigori di Tadic, che è un grandissimo giocatore, molto in forma, e ha parato questo rigore. Poi ha fatto anche altre parate proprio verso il 60°, 70°, in cui è uscito benissimo, ha preso il tempo. E poi fa dei rilanci, ma brutti, o dei passaggi sbagliati alla difesa, che rischiano di far perdere la partita, no? E quindi è una Roma troppo disattenta, soprattutto in difesa. Perché, per esempio, Mancini è un gran difensore, fa anche gol di testa, ed è bravo. Ibañez è anche bravo, perché abbiamo visto che ha fatto quel gol per esempio all'87°, che ha dato praticamente la vittoria alla sua squadra,
Però come giocatore non si può dire niente, però sbaglia troppo, per esempio, no? Sbaglia troppo i passaggi, perde palla, come è successo appunto nell'occasione del rigore, ha perso la palla, rigore per l'Ajax. Cristante invece è un giocatore che è andato a sostituire Smalling ed è diventato un difensore centrale ed è molto solido. Invece chi proprio non mi è piaciuto è Diawara, che ha regalato appunto il gol all'Ajax facendo quel passaggio all'indietro bruttissimo, corto. È veramente uno sbaglio veramente brutto. E invece se devo parlare invece degli altri, chi mi è piaciuto è Bruno Perez, che sembra rinato Bruno Perez. È un giocatore rinato che veramente si sta dimostrando un grande terzino destro. Accelerazione sulla fascia, porta benissimo palla, comunque ha la tecnica, difende bene, veramente un bravo giocatore. E Spinazzola invece, che è un giocatore che secondo me è fortissimo. Ha la velocità, ha la grinta, ha il dribbling. Peccato che si sia fatto male e che sia uscito, no? Per poi far spazio anche a Calafiori, che è anche un ottimo giocatore. E un'ultima prestazione invece di cui voglio parlare è quella di Dzeko, che non ha visto un gol, però Dzeko ha fatto una partita di pressing e di una voglia assurda aveva di far gol. Non è arrivato il gol, però si è veramente immolato per la squadra. Quindi io dico positivo alla Roma, però devono migliorare quella costruzione dal basso e la gestione del pallone, ecco. Arriviamo così all'ultima partita di questa andata dei quarti di finale di Europa League, che è Dinamo Zagabria-Villarreal. Villarreal che riesce a vincere per 1-0, un altro gol in trasferta. Posso dire, io non me lo aspettavo. Non mi aspettavo che il Villarreal fosse superiore al Dinamo Zagabria. Mi pare che nei pronostici di settimana scorsa avevo dato il Dinamo Zagabria come favorito. Invece, bravo, Villarreal. Comunque una partita equilibrata, però non penso che nessuna delle due squadre possa provare a vincere questa Europa League, o provare ad arrivare a dare un po' fastidio magari nelle semifinali, però mi sembra quasi sicuro che nel caso la Roma riesca a passare con l'Ajax, la finale sia United Roma. Ale, adesso io non voglio buffarla. Spero proprio di no, ma che la Roma se lo trovi alle semifinali, guarda, spero proprio di no per loro, eh. Speriamo, speriamo come italiani, speriamo veramente. E invece, io pensavo che la Dinamo Zagabria. Mi sembra che nell'altro episodio io avessi pronosticato un pareggio, perché secondo me sono squadre che comunque si equivalgono, infatti la partita è finita 1-0, però questo Villarreal è veramente una buona squadra. Anche perché la Dinamo Zagabria, ricordiamo, ha battuto 3-0 al ritorno il Tottenham. Quindi è sicuramente una squadra. Non sarà stata la prestazione più brillante del Tottenham, però Orsic gli ha fatto quella tripletta, un gol più bello dell'altro, se posso dire, dove veramente si è visto un gran giocatore. A proposito di pronostici, direi Tiziano, dopo che abbiamo finito un attimo di analizzare le partite di questa settimana passata, possiamo parlare dei pronostici. Quindi troviamo innanzitutto mercoledì i ritorni di Champions League, quindi martedì e mercoledì. Quindi partiamo con PSG Bayern Monaco. Per me il PSG riesce a tenere il risultato, però ci sarà anche un gran Lewandowski. Penso che finirà 2-1 per il Bayern Monaco, però in quel caso comunque il PSG andrebbe a vincere, a passare il turno. Ale, invece io questa partita qua vorrei dare due risultati, no? So che non si può, però bisogna vedere un attimo se torna Leva, perché Leva non so se è proprio nella condizione di tornare dopo l'infortunio in nazionale. Però ovviamente una squadra non si può ovviamente appoggiare solo a un giocatore, no? Non può basarsi su un giocatore per il suo gioco. Infatti il Bayern non lo fa. Però comunque un giocatore che porta gol e porta assist e tutte queste cose qua, quindi è un giocatore fondamentale alla fine. Però io ho dato il Bayern Monaco per vincitore della Champions, ne ero quasi sicuro. Perché penso che siano veramente la squadra più forte. Qui col Paris Saint-Germain c'è stata anche un po' di sfortuna, però secondo me rimangono comunque superiori. Però secondo me più di un
più di un 3, più di un 2 a 1 a Parigi non lo portano a casa, quindi io dico 2 a 1 per il Bayern, ma non passeranno. Guarda, ti dico, a proposito della finale, visto che anche prima l'ho detto per l'Europa League, credo che se il Borussia riesce a ribaltarla, tra virgolette, ribaltarla con il City, anche il Real mi fa paura, forse la finale potrebbe essere o PSG-Real Madrid o PSG-Borussia Dortmund, non penso che il Chelsea ce la possa fare. A proposito di Chelsea, Chelsea-Porto chiusa. Palesemente martedì troviamo questa partita, per me è già chiusa l'andata, il Chelsea deve fare una partita per difendere il risultato, credo che forse il Porto farà un gol per quasi dignità, diciamo, per me finisce 1-1 il ritorno. Per me invece questa partita qua il Porto la prepara bene e la porterà a casa con un 2-1. Incredibile a Londra, me la gioco così, giusto per fare un po' di... insomma, giusto per scandalizzare un po' i follower, ecco. Io dico 2-1 per il Porto, ma la butto là, è una roba così, per vedere se andrà così, magari. Mi gioco la schedina. E quindi sì, 2-1, però ovviamente non passerà il Porto con questo risultato. Invece Liverpool-Real Madrid, penso che... non è chiusa come partita, Ale, no? Come dicevamo prima, assolutamente no, però penso che lo passerà il Real e per me il Real a Liverpool farà 2-1. Per me invece il Real la chiuderà al ritorno con un 1-0. Per me il Liverpool, tra l'altro un momento di crisi in casa, lo sappiamo, ad Anfield, per me finisce 1-0 per il Real, sì. Passiamo così all'ultima partita di questi quarti di finale, di questo ritorno, che è Borussia Dortmund-Manchester City, quella di cui parlavamo prima. Per me, guarda, il City la pensavo quasi come favorita, ma azzardo un Haaland che trascina il Dortmund e la riesce a ribaltare. In teoria basta solo un 1-0 e per me il Dortmund a Dortmund mette l'1-0. Cioè il City fuori dalla Champions, Ale? La sparo grossa, mi piace troppo sto Dortmund, ci credo. L'ho sparata anche io, prima col Porto, però non credo in questo risultato e per me finisce 2-2 a Dortmund. Arriviamo così ai pronostici dell'Europa League, che abbiamo i ritorni anche in questo caso dei quarti. Quindi Arsenal-Slavia Praga, per me l'Arsenal riuscirà, ma perché ha avuto fortuna quello Slavia Praga, come hai detto tu, le inglesi fortuna spacciata, e riuscirà a vincere per 1-0, però male già aver subito un gol. Sai cosa ti dico io, Ale? Me la gioco anche qua, per me lo Slavia Praga a Praga passa con l'Arsenal e va fuori l'Arsenal, perché allora lo Slavia Praga è vero che è successa quella cosa brutta di cui parlavamo qualche episodio fa, mi sembra l'episodio 5 in cui parlavamo prima della sosta delle nazionali, episodio 5 di calcio ovviamente, e appunto questo Slavia Praga abbiamo visto che hanno dei tifosi razzisti, che è una cosa che non si può vedere nel 2021. E veramente sono andati a insultare i giocatori di colore dell'altra squadra, appunto, in questo caso dei Rangers, visto che era il turno degli ottavi era contro i Rangers, e quindi già volevano sanzionarli, però poi non si è fatto niente. Io spero, non lo so, non spero che nessuno dei due passi, però io credo che passino loro. Anche perché bisogna fare una distinzione, una cosa è la squadra e una cosa sono i tifosi, no? Che tante volte i tifosi non è detto che rispecchino la squadra, perché quando hai delle tifoserie così, penso che neanche la squadra voglia, no? Farsi rappresentare da queste persone, ecco. Però non è che spero che passi nessuno, però io trovo che lo Slavia Praga riuscirà a battere l'Arsenal. Arriviamo così a Granada Manchester United, probabilmente già chiusa l'andata con due gol in trasferta. Penso che il Granada ne segnerà uno, però anche lo United ne metterà altri due, quindi credo
Old Trafford, un 2-1 per lo United e si porta a casa la semifinale. Io dico, Ale, che lo United, come te, vincerà 2-1 a Granada. Quindi meglio in trasferta che in casa. Arriviamo così ad Ajax-Roma, la partita più attesa della settimana. E io credo in questa Roma che ha fatto due gol importantissimi fuori casa. E per me riesce a battere l'Ajax all'Olimpico per 1-0. E porta a casa questa grande semifinale per la Roma. Ale, io penso che l'Ajax entrerà in campo ma con una voglia di vincere, perché comunque era una squadra ma molto giovane, molto fresca, piena di giocatori molto interessanti, molto forti. La Roma deve fare veramente una partita che deve rasentare la perfezione, perché praticamente secondo me la Roma non deve fare più quegli errori di cui ho parlato prima. Non ci si può permettere di uscire a un quarto di finale dopo aver fatto quell'andata lì, di uscire per un errore del portiere, della difesa, del centrocampo, veramente. Quindi io non so, perché là all'Ajax non basterebbe un 1-0 in casa, ma dovrebbero vincere 2-0 per passare direttamente, no? Oppure 3-1 ovviamente, ma per me la partita si chiuderà in parità con un risultato di 2-2. Arriviamo così all'ultima partita di questi ritorni, che sono Dinamo Zagabria Villarreal, e credo che il Villarreal la chiuda perché mi ha sorpreso. Magari Kostic si sorprende al ritorno come ha fatto col Tottenham, non lo so, penso 2-1 per il Villarreal. Ale, potrebbe sorprenderci la Dinamo Zagabria, per questo che mi trovo in difficoltà con questo pronostico. Però questo Villarreal forse è più pronto. Non avrei detto che avrebbe raggiunto i quarti di finale, perché ci sono squadre ovviamente che se lo meritavano di più, molto di più, però ovviamente i sorteggi sono fortuna e sfortuna, non sempre le squadre che sono in finale sono le più forti, però è una cosa da accettare. E sicuramente Villarreal, Dinamo Zagabria sarà una partita molto tirata, però la passa Villarreal 1-1 in Spagna. Bene Tiziano, dopo aver finito un attimo di pronosticare le competizioni europee, arriviamo all'immancabile Serie A che ormai sta arrivando al termine, con un grande Inter che oggi ha vinto con il Cagliari e ormai si è portata a casa, e penso che non c'erano anche dubbi, tre quarti di scudetto, praticamente 95%, che non è tre quarti ma anche oltre. È super super questo Inter, penso, non sono interista, ma penso che bisogna metterlo, meritatissimo come scudetto al 100%, veramente grandissima stagione, e con 9 punti di vantaggio in questo momento, anzi scusatemi, 11 punti di vantaggio in questo momento sul Milan, e credo che sarà curiosa la battaglia per la Champions League, perché Atalanta, Napoli, Juventus e Milan se la stanno veramente giocando al millimetro. E a proposito, questa settimana abbiamo visto il Napoli che ha perso contro la Juventus con un grandissimo, e secondo me è veramente un talento impressionante, non sono juventino ma mi piace tantissimo, Federico Chiesa. Ha fatto un'azione, praticamente ha fatto venire il mal di testa a Isai, che probabilmente dopo quello volevo uscire dal campo a vomitare perché non ci ha capito niente, con un cross perfetto per Ronaldo che l'ha messa dentro. Bravissimo Federico Chiesa, uno dei migliori talenti italiani. Quindi sì, a proposito di Serie A, appunto, adesso arriviamo ai pronostici della 31esima giornata. Sabato 17 aprile parte con Crotone Udinese, che per me finirà 1-0 per il Crotone. Crotone che sbanca 1-0. Ormai penso che siano relegati alla fine al fondo della classifica, quindi relegati alla Serie B, perché ormai mi sa che retrocederanno. Però in queste ultime partite, dopo il cambio allenatore, hanno avuto un giocatore, Simi, che sembra strano, no? Dirlo, ma è il miglior marcatore dei gironi d'andata dei principali campionati europei, cioè fra Bundesliga e Serie A.
la Liga, Premier League, tutte queste leghe qua, il giocatore del top, dei top campionati che ha segnato di più nel girone di ritorno è Simi, con 9 gol. Sembra una barzelletta, ma non lo è. Quindi, questo Crotone, Ale, potrebbe anche vincere. Ma io ti dico, sai cosa? 2-1, vince. Arriviamo così alla partita successiva, che è Sampdoria e la Sverona. Sampdoria non in forma quanto la Sverona, per me, nonostante comunque con il Milan si è presentata molto bene, con il Napoli invece sta perdendo in questo momento. Per me l'Hellas vincerà 1-0. Per me invece la Sampdoria Genova è una partita veramente equilibrata, perché sono due squadre che hanno fatto vedere quest'anno che sono due ottime squadre. Forse il Verona è un po' meglio, però secondo me è un pareggio è il risultato giusto. 2-2. Arriviamo così a ancora la prossima partita, che è Sassuolo-Fiorentina. Per me Sassuolo è superiore in questo momento del campionato alla Fiorentina, ma un po' tutto l'anno, e credo che finirà 1-0 per il Sassuolo. Potrebbe essere superiore, a meno che la Fiorentina non venga magari trasportata dal suo uomo chiave, no? Vlahovic, che sta veramente trasportando la Fiorentina in questo campionato, la sta, diciamo, un po' salvando, no? Da quella zona di retrocessione che a inizio anno faceva molta paura ai tifosi viola. È un Sassuolo ottimo, e quindi per me potrebbe veramente o vincere o pareggio. Non credo in una vittoria della Fiorentina a questo punto. 2-1 per il Sassuolo. Arriviamo a Cagliari-Parma. Parma che la sta provando in tutti i modi per riuscire ad arrivare alla promozione, a rimanere in Serie A. E per me il Parma vincerà 1-0 con il Cagliari. Per me è molto 1-0 questa giornata. Invece per me il Cagliari vorrà evitare la retrocessione, anche se sembra un po' inevitabile, se continuano così a poche giornate alla fine. Per me 2-1 per il Cagliari. Arriviamo a Milan-Genoa. Il Milan sfida il Grifone, e per me il Grifone perderà 3-0. Così tanto, sì. Per me il Milan arriva veramente bene con il Genoa. Per me il Milan avrà difficoltà e farà 2-1. Ok, arriviamo, diciamo, alla partita più interessante, forse con anche Napoli-Inter, molto interessante, che è Atalanta-Juventus. Atalanta veramente in forma, e anche la Juventus in questo momento. Sarà una partita bella per me. 3-2 per la Juventus, secondo me. Veramente una bella partita. E dipende tutto da come arriveranno, no? Anche da questa giornata che giocano adesso, no? In questo weekend. Voi sapete ovviamente già com'è andata, no? La partita rispettivamente dell'Atalanta e della Juventus. Per me vincerà la Juve in questa partita molto importante. Riuscirà a spuntarla. Per me 1-0, una partita che potrebbe sembrare ricca di gol, come hai detto tu, Ale. Per me invece finirà 1-0 per la Juve. Arriviamo a Bologna-Spezia, che per me vincerà pareggio 1-1. Non dico mai pareggio 1-1, sì. Invece anche per me Bologna-Spezia sono due squadre che si equivalgono, e per me non finirà 1-1 ma 0-0. Arriviamo quindi alla terza ultima partita, che è Lazio-Benevento. La Lazio non può perdere, mi sembra quasi ovvio, quindi 2-1 per me per la Lazio contro il Benevento. E i due Inzaghi si incontrano, no, in questa partita, quindi una partita, esatto, veramente, veramente, la Lazio io penso che se vuole cercare sicuramente l'Europa, o magari pensare a un'altra Champions League, no, come ha trovato l'obiettivo l'altro anno, deve vincere sicuramente, anche se il Benevento ha dimostrato di essere una squadra che mette in difficoltà tante tante big come la Juve. Per me quindi la Lazio vincerà 2-0. E così arriviamo alla penultima partita di questa 31esima giornata di Serie A Team, che è Torino-Roma. La Roma che sarà reduce
della partita con l'Ajax, chissà come sarà finita, e credo che si imporrà per un 2-1 con il Torino. Per me il Torino, se la Roma vuole, aspetta, se la Roma vuole cercare una qualificazione alla Champions, che sarebbe meritata per quello che hanno fatto quest'anno, per come ha lavorato Fonseca, devono vincere, però la vedo difficile perché hanno avuto troppi pareggi, troppe sconfitte inutili in un campionato che doveva essere migliore per loro. Però secondo me il Torino porta a casa solo un pareggio con la Roma, quindi 1-1. Quindi eccoci arrivati alla seconda partita più emozionante di questa giornata, che è Napoli-Inter. Il Napoli che è comunque in una situazione che non si può dire che neanche né buona né cattiva, e credo che perderà con questa Inter che vuole vincere questo scudetto. È in forma, e per me l'Inter vince addirittura 2-0. 2-0 è netto, eh. Invece secondo me vedremo una partita dove l'Inter vincerà, però potrebbe essere messa molto in difficoltà, e per me l'Inter porta a casa un 2-1. Eccoci arrivati quindi alla fine anche di questo episodio dell'Immergiamoci Podcast. Siamo felici di come stiamo crescendo, ormai ve lo diciamo ogni settimana, ma vi ringraziamo. A proposito, vogliamo ringraziare anche specialmente Sickwolf, Simone Sickwolf, non so se lo conoscete, che si è iscritto al canale. Sickwolf, in caso ci stai ascoltando, batti un colpo sotto i commenti, saremo felici di risponderti o qualsiasi altra cosa. E poi volevamo ringraziare anche ragazzi tutti voi, perché stiamo crescendo tanto. Vi vogliamo ricordare che ci potete seguire anche su Instagram, che adesso siamo molto più attivi, nuova gestione, molte più storie, molti più post. Speriamo che vi piaccia questa cosa, quindi ci trovate attivi anche su Instagram. Questa settimana non c'è la MotoGP, però vi ricordo che tornerà appena riprendono le gare. E quindi vi ricordiamo che ci trovate su Spotify, Anchor, YouTube ovviamente, e anche in futuro presto Apple Podcast, Breaker. Tiziano, vuoi dire qualcosa? Anch'io colgo l'occasione ovviamente per ringraziarvi per la nostra crescita, diciamo esponenziale, nelle ultime settimane, negli ultimi podcast. Come ve lo diciamo sempre, ma non ce l'aspettavamo con questa velocità. E quindi vi invitiamo sempre a commentare e a farci delle domande, perché tutte le domande che vediamo nei commenti le risponderemo, ve lo possiamo assicurare. Quindi, come sempre, da Alessio e da Tiziano è tutto. Immergiamoci.